Buonasera, ben ritrovate e ben ritrovati a tutti. Il tempo, come avete visto dall'introduzione, il tempo è il tema di questa sera. È passato tanto tempo dall'ultima volta, dall'ultima puntata. Mi avete scritto in tantissimi. Mi avete chiesto quando fai un'altra puntata. Mi avete fatto una marea di complimenti, vi ringrazio anche della pazienza per questa attesa, per questa lunga attesa. Però, come vi ho sempre detto, prima o poi farò un'altra puntata ed eccomi qua, con questa nuova. Situazione diversa dal solito, sono dentro alla mia personalissima baita su quattro ruote in legno che mi sto costruendo, che ancora non è finita, che sto con tanti sacrifici portando avanti. Piano piano riuscirò a terminare questo progetto, la mia personalissima.
assaggerei i fagioli che ho preparato con voi per sapere come sono. Dall'aspetto sembrano buonissimi. Eccoli qua. Li mangio direttamente dalla padella, come faceva il mitico Trinità, Bud Spencer e Terence Hill. Ho fatto soffriggere dello scalogno, poi ho aggiunto carciofini a pezzi e fagioli Spagna e poi ho aggiunto peperoncino. Il tutto innaffiato da un ottimo rosso conero, che è un vino rosso tipico marchigiano, buonissimo, denso, fruttato, un'esplosione di sapori. Fagioli ci sta alla perfezione. Una cenetta magica. E in una cenetta magica non poteva mancare un suono magico. Purtroppo non ho portato la mia campana tibetana solita, la mia grande campana. Ne ho una piccolina, portatile, molto piccola, ma molto carina. Eccola qua. La uso per fare meditazione, alla mattina, alla sera, e questo è il suo suono magico.
porto sempre dietro nei miei viaggi. Ora vorrei parlarvi di una cosa. Il tempo, tutto questo tempo che è passato, tutto questo tempo in cui mi avete aspettato, se ci pensate non esiste più, perché ora siamo qua. Voi state guardando una nuova puntata, io la sto registrando in questo momento, e quel lunghissimo tempo che sembra infinito, sembra comunque molto molto lungo, non esiste più. Quindi il tempo, cos'è il tempo? Non esiste il tempo, se ci pensate, esiste soltanto l'attimo esatto in cui vivete adesso. Non esiste né prima né dopo. Dal momento che io faccio così, già è passato, non c'è più. In questo momento non lo sto facendo. Quindi cos'è il tempo? Se ci pensate, non esiste passato, non esiste futuro, esiste solo il presente. In questo esatto momento e in questo esatto posto. Io adesso sono qua dentro. Sto registrando questa puntata per voi. E non esiste più tutto il tempo che è passato. E non esiste ancora il tempo più o meno lungo che sarà, che separerà questa puntata dalla prossima. Spero. Spero che sia il più breve possibile. Quindi ecco, pensiamo un attimo una cosa. Viviamo adesso senza pensare a quello che succederà domani e senza avere rimpianti, rimorsi, senza avere nulla da cui rimproverarci del passato. Non esiste più nulla del passato. Il passato ci ha formato, ci ha creato, ci ha cresciuto, ci ha trasformato, ma non esiste più. Esiste soltanto questo preciso momento, quindi vivetelo al 100%. Perché domani non si sa, domani non esiste ancora. Dobbiamo creare noi, creiamolo oggi, il nostro futuro, vivendo oggi. Detto questo, io prenderei questa perlina. Cos'è la perlina? Perlina è tutto questo legno che ho usato per costruire la mia personalissima baita. Una perlina molto leggera, sottile. Sembra un muro massiccio, ma in realtà è molto leggero. Non potevo che farlo in legno. Il mio camperino, Lumi. La mia piccola baita personale. Amo il legno, amo il suo profumo, la sua essenza, i suoi disegni. Guardate che bello. La natura cosa crea? Crea questi disegni la natura. E non si può buttare via neanche un singolo pezzettino. Perché ogni singolo pezzettino di questo legno è una magia. Quindi questo, tra virgolette, scarto, io lo userò, lo trasformerò in qualcos'altro. Chi mi segue sul mio canale Instagram lo sa a cosa mi riferisco. Ma
non c'è materiale più bello del legno. E in legno ho costruito la mia baita. Ora io vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi ringrazio ancora una volta di tutti i complimenti che mi avete fatto e spero di farne un'altra il prima possibile, magari far passare meno tempo, appunto. Quindi grazie di tutto. Per chi mi ascolta di sera, auguro una buonissima buonanotte, un buon riposo, un abbraccio e a prestissimo.